Gente, proprio come sta a fare? Perché non cacciano fuori a casa? Però è entrato all'ultimo. E allora, all'ultimo mi sono pugliato il conto, andiamo via, mica mi piace il mio tempo. Finisce 1-1 la partita della Salernitana contro il Perugia. Ancora una volta i granata vengono raggiunti dagli avversari sul finale e noi all'uscita dello stadio abbiamo ascoltato il parere dei tifosi. C'è un po' di amaro in bocca, purtroppo abbiamo assaporato la vittoria, c'erano stati anche degli stop da parte delle altre squadre, purtroppo non riusciamo a avere la gestione per tutti i 90 minuti della partita. Secondo pareggio amaro si può definire, come mai? Cosa sta succedendo? Io ho visto la squadra molto giù dal punto di vista fisico negli ultimi minuti, forse si potevano gestire meglio i cambi, però non so. Cosa ne pensi dei giocatori che sono rientrati dopo gli infortuni, ad esempio Iallo? Iallo abbastanza bene, Akpak Bro invece mi è piaciuto parecchio. Deve entrare il polacco, non... Il polacco? Sì, perché Cerci non ce la fa. E gli altri, le condizioni fisiche degli altri calciatori? I giocatori stanno tutti bene, ma per me ha sbagliato il cambio, abbiamo buttato due partite, 6 punti a Salerno. La Salernitana ha giocato malissimo, dobbiamo essere onesti, il Perugia ha meritato il pareggio e secondo me anche qualcosa in più. La squadra gioca troppo schiacciata, qualche giocatore secondo me fuori ruolo, però è normale, ci sta tutto. L'importante è mantenersi questa classifica, però io penso che in casa la Salernitana dovrebbe fare qualcosina in più. Da atleta conclamato, le condizioni fisiche dei giocatori come ti sono sembrate? Ma le condizioni fisiche, quella non è una condizione più che altra, deve essere mentale. Però sai, la squadra in questo momento non possiamo dire niente perché la classifica è ottima. Però sono partite che queste qua bisogna portarle a casa. Siamo delusi tutti, guarda, tutti gli amici che guardano, stanno guardando perché siamo troppo delusi. Oggi il mister mi è deluso molto. Il mister perché che ha fatto? Che ha fatto? Un alzamento, hanno prosciutto, chi l'hanno prosciutto? Chi l'hanno preso porca? Ma chi? Cecci, mi chiamo Cicer. Cerci. Proprio, come sta a fare? Perché non cacciano fuori a casa? Però è entrato all'ultimo. E all'ultimo mi sono pugliato il conto, andiamo via, mica mi piace il mio tempo. Gli altri giocatori, quelli che sono rientrati dai... Bene, tutto bene, ma noi abbiamo un ragazzo in panchina. I polacchi che non e un ragazzo, che fa giocare un ragazzo? Si mette sempre a voi mettere i ragazzi dentro, perché Cecci mi chiede denaro, se ne fatto io e ne fai babà con Cecci, perciò mi si fatto qua. Siamo delusi. Dobbiamo cercare di chiuderle le partite, è un peccato. In che modo si deve fare? Probabilmente il centrocampo che non ha gente che riesce a far ripartire l'azione, secondo me. E Ventura sta facendo delle scelte giuste? No, oggi insomma non ha sbagliato, siamo stati anche un po' sfortunati. Fino all'ultimo secondo c'era questa paura di prendere il gol e neanche a farla apposta è arrivata. Doveva essere una vittoria soprattutto per i ragazzi che sono da pochi andati via, quindi per Melissa e per Antonio. Però alla fine niente, quest'altro pareggio, abbiamo perso 4 punti in queste due partite ultime in casa e speriamo di recuperare, dai. La curva, nonostante il momento di estremo rispetto per questi lutti che ci hanno segnato, ha comunque cercato di incitare la squadra a fare del suo meglio. Sì, ha aspettato questo primo tempo per prendere il rispetto dei ragazzi. E la curva c'è sempre, sono grandi i tifosi, vanno dappertutto, meritiamo tanto, tanto, tanto rispetto e meritiamo anche di stare come stiamo già adesso. Però un po' più in alto, stare un po' più su è sempre migliore. In casa dobbiamo fare i punti, non si sa perché in casa non facciamo i punti. È una squadra un po' stanca, solo quelle si è visto oggi. Poi quel gol al 90esimo è la seconda volta che non meritiamo. Sembra sfortuna oppure è mancato qualcos'altro? Stanchezza forse, squadra stanca. Di Iallo, ad esempio, cosa pensi? Condizioni fisiche ottimali oppure? È rientrato da una sosta, quindi ci sta.